Witcher 3 Wild Hunt è stato senza dubbio uno dei giochi migliori di quest'anno, se non il migliore a detta di molti. Sembra che ci sia un chiaro riferimento alla serie, nonché il romanzo di George Martin, Il Trono di Spade, poiché Geralt di Rivia, il protagonista del gioco per chi non lo sapesse, può trovare una spada, Longclaw, con una testa di lupo sul manico, proprio come quella impugnata nella serie televisiva da Jon Snow, il figlio bastardo degli Stark. In verità non si sa di preciso se fosse nelle intenzioni precipue degli sviluppatori includere questa spada come riferimento palese al Trono di Spade, ma senz'altro la coincidenza è suggestiva, specie per gli amanti di The Witcher e del Trono di Spade, le cui due ultime stagioni sono state, a nostro avviso, parecchio soporifere. Che c***o dici ora? Ti diranno che non ne capisci un c***o nei commenti. Rocket League è andato per la maggiore nell'estate del 2015 e ha fatto divertire tutti per la sua immediatezza e perché, andiamo, macchine e calcio. Ci sono tantissimi modi per personalizzare le proprie vetture, ma in particolare sono notevoli le antenne, con il Volt Boy di Fallout, la testa di Abe di Abe's Odyssey, davvero simpatici easter egg o se vogliamo vere e proprie palesi citazioni di altri giochi famosi in segno di stima verso di essi. In Fallout 4 abbiamo trovato davvero tanti simpatici e certe volte inquietanti easter egg, e li abbiamo citati tutti in un video apposito che vi linkiamo qui e in descrizione. Ma sicuramente l'easter egg più originale e divertente in tutti i sensi, poiché anche giocabile, è il Pip-Boy, utilizzabile anche come console portatile da gioco per vecchi classici del videogioco come Red Menace, che sarebbe Donkey Kong, Atomic Command, Missile Command, Zeta Invaders, che sarebbe Space Invaders, Pipfall, che sarebbe Pitfall, e Grognak the Barbarian. Davvero una bella trovata che da un lato rende omaggio alla cultura del videogioco e ad alcuni dei titoli che ne hanno fatto la storia, dall'altro funge da simpatico intrattenimento tra una missione e l'altra, con un sapore decisamente retro anche nello stile grafico. I fan di Final Fantasy VII saranno contenti di sapere che l'emblematica Buster Sword di Cloud è presente in Just Cause 3, su una montagna. No, non si può usare nel gioco ed è semplicemente un elemento decorativo con cui non si può proprio interagire, ma è certamente un apprezzabile omaggio a un capolavoro della serie Final Fantasy. In tanti abbiamo sofferto per la cancellazione di Silent Hills, il gioco horror basato sulla celeberrima serie Silent Hill, diretto da Kojima e Guillermo del Toro, e presentato nel 2014 con un teaser trailer interattivo, PT, che ci ha tenuto svegli più di una notte, pensando alla quantomeno inquietante Lisa. In Metal Gear Solid 5 c'è un chiaro riferimento a PT in una missione, la 28, in cui bisogna cercare un importante e misterioso personaggio, ma non vi spoileriamo nulla. Già l'atmosfera è intrisa di mistero e avvolta nella nebbia, in più è possibile reperire una radio che trasmette lo stesso messaggio che era possibile ascoltare in PT. Daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. Questo easter egg non è importante solo perché è un chiaro riferimento a un teaser interattivo di uno dei giochi che prometteva di essere tra i più interessanti di sempre, ma anche perché, riferendosi a un gioco già cancellato da Konami, sapeva tanto di ultimo grido da parte di un Kojima quasi sconfitto ma arrabbiato, quasi a voler dire: ecco, questa è una citazione di un gioco che avremmo dovuto e voluto fare, ma che non abbiamo potuto fare per colpa di Konami. Ok, ammettiamo che questa è un'interpretazione alquanto libera da parte nostra, ma siamo certi sarete d'accordo con noi. Sempre in Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, se si accede al gioco nel giorno del proprio compleanno, precedentemente chiesto dallo stesso gioco, si assiste ad una scena in cui Snake riceve una torta e scatole di sigari, in realtà riferite al compleanno del giocatore. Inoltre, ritornando nella Mother Base, avendo già Quiet nella propria ciurma, è possibile assistere alla scena in cui la donna ci farà gli auguri a modo suo. Saints Row: Got Out of Hell non ci è piaciuto moltissimo, anzi diciamo che ci ha proprio deluso, dopo il più che buono Saints Row 4. Ma ok, era solo un'espansione per quanto standalone e ce l'hanno pure regalata, quindi ok.
ok. Ma in questo video non vogliamo recensire giochi, bensì mostrarvi easter egg, ed easter egg parliamo in questo caso con una citazione alla scena finale di Terminator 2. I più giovani potranno guardare solo quella o pensar bene di vedere l'intero film, che male non vi fa, eh? Capolavoro della fantascienza anni 90. Nel film il T-800, interpretato da Arnold Schwarzenegger, annegando nella lava, faceva il gesto del pollice in su, come a dire sto crepando ma hey, è tutto ok, cioè... Nel gioco anche Johnny Gat fa lo stesso, basta annegare nella lava in un punto qualsiasi e si esibirà in un gesto identico. Ok, spesso si lascerà andare a gesti più espliciti, come avete appena visto, ma certe volte flipperà il pollice in su, proprio come nel film. In Battlefield Hardline, in certe parti della mappa, è possibile trovare un divano abbandonato su cui potremo sederci e usarlo come se fosse un mezzo di trasporto. Beh, comodo, no? In The Order 1886 è presente il Sackboy, ovvero il protagonista di pezza di Little Big Planet a cui molti di noi sono affezionati. Non io, per esempio. Non sarà difficile trovarlo su un tavolino di legno accanto a un giornale in una parte avanzata del gioco, cioè intorno alla mezz'ora. Ok, questa era pessima e banale. Nel gioco horror Dying Light è possibile entrare in un tubo che conduce al livello 1 del mondo 1 di Super Mario Bros. Ovviamente reinterpretato in chiave Dying Light, quindi in prima persona, e sostanzialmente inutile se non come citazione di lusso a uno dei pilastri dei videogiochi. Davvero notevole. In Borderlands The Pre-Sequel, nel subconscio, è possibile trovare un Big Daddy direttamente dalla serie Bioshock, parzialmente seppellito. In Dying Light, gli zombie a volte ballano, e lo fanno in una sorta di stazione abbandonata dopo aver attivato un interruttore apposito. Il punto è che sono veramente bravissimi. Caspita, guarda un po'. In Wolfenstein The Old Blood sono presenti svariati easter egg, peraltro tutti di ottima fattura, come riferimenti a Skyrim e a Fallout, per citarne alcuni. In particolare ci hanno colpito i livelli giocabili dell'originale Wolfenstein 3D, attivabili semplicemente dormendo e quindi sognando il gioco, in prossimità dei poster che altro non sono che screenshot di Wolfenstein 3D. Un'ottima trovata per far conoscere anche ai più giovani le origini della serie. In The Witcher 3 Wild Hunt, cadendo da un punto piuttosto alto e perdendo dunque la vita, è possibile ascoltare un grido che poco c'entra con la voce dello strigo Geralt. Si tratta del famoso effetto sonoro Wilhelm Scream, usato per la prima volta in un film degli anni 50 e diventato iconica rappresentazione sonora del grido di dolore per eccellenza. Nelle versioni per PS4 e Xbox One di Shovel Knight, uscite quest'anno, ci sono due easter egg molto peculiari. Si tratta di due boss fight speciali, una su Xbox One contro i protagonisti del gioco Battletoads, l'altra su PS4 contro Kratos di God of War. Piaciuta questa lista? Se sì, lascia un pollice in su e condividi il video con il mondo intero, se no, no. Per altri video sugli easter egg dai un'occhiata a quelli più spaventosi cliccando sull'immagine a sinistra o su quelli di Fallout 4 cliccando sull'immagine a destra. Alla prossima!